relatore e delegato di sezione per Battivaglia, il professor Festa, ogni anno organizziamo questi incontri proprio per parlare di prevenzione. In effetti la LIRT, che è un'associazione dell'ente pubblico a carattere nazionale, e sono associazioni onlus a livello regionale, ogni regione ha le proprie sezioni, si occupa di informazione, prevenzione, educazione sanitaria. La prevenzione è una cosa importantissima, specialmente per le malattie oncologiche. E voi siete tutti ragazzi grandi, insomma, quindi capite quali sono i grandi problemi rispetto a questa malattia. Si è fatto tanto in tanti anni di studi e di ricerche, bisogna fare sempre di più. E quindi è grazie alle persone come il professore e come a tanti altri nostri buoni amici che organizziamo questi incontri, soprattutto per voi giovani, perché è importante che voi sappiate acquistare un sano stile di vita. Abbiamo tre dei nostri collaboratori medici, abbiamo il dottor Antonio Fresa, che è un odontoiatra e quindi parlerà della prevenzione del cavo orale, ma anche a carattere generale in altri campi, il dottor Antonio Pio, un pneumologo che ci parlerà della prevenzione e della, diciamo, della guerra, della lotta che facciamo un po' contro il tabagismo, e la dottoressa Maria Angela Rossi, che è una nutrizionista e quindi vi parlerà anche di una sana e corretta alimentazione. Sono tre temi che ci portano veramente, se seguiti, se diciamo, abbiamo la consapevolezza che tutto questo ci porta a stare meglio, a stare bene, seguendo i loro consigli, facendone tesoro, meditando un attimo a quello che dicono, anche se in gioventù si tende un pochino a far sparire i consigli che uno può dare, e ad arrivare ad avere uno stile di vita migliore e quindi a prevenire le malattie tumorali. Il professore Festa ci è sempre molto vicino, noi lo ringraziamo per questo suo grande lavoro che fa. Due parole sulla Lega. La Lega, la LIRT è a Salerno da oltre 30 anni, noi abbiamo degli ambulatori di diagnosi precoce, consulenze, informazioni, tutto lo potrete anche avere attraverso dei gruppuscoli informativi, abbiamo un sito internet per cui andateci a consultare e a vedere tutto quello che noi facciamo. Nel nostro gruppo noi cerchiamo di arrivare anche al cuore delle persone. Io vi ringrazio, ringrazio ancora il professore. Direi di passare direttamente la parola al dottore Fresa che ci comincia a illustrare gli argomenti di oggi. Grazie anche agli insegnanti delle scuole che avete permesso l'intervento dei vostri alunni. Un'aggressione che può essersi verificata nel tempo o dall'esterno, e qui parliamo di inquinamento, parliamo di ambiente, parliamo di amore per la natura che oramai non abbiamo più, perché se pensiamo agli idrocarburi, se pensiamo alle emissioni tossiche, se pensiamo a Chernobyl, se pensiamo alla carta che ognuno di noi butta a terra, tutto ciò è il primo stadio per farci ammalare, perché il nostro organismo nasce in maniera perfetta, nasce per resistere a tutte le aggressioni possibili e immaginabili dall'esterno e dall'interno, e poi a un certo punto il nostro organismo non ce la fa più a contenere le tossine.
non ce la fa più a contenere le nocività e inizia a cambiare, a trasformarsi. Anche il tumore è una risposta, è purtroppo una risposta negativa. E quindi l'attenzione della prevenzione, perché poi quando noi medici arriviamo, e vedrete delle cose brevemente, a patologia instaurata, a volte possiamo fare delle cose, a volte non ci riusciamo a fare delle cose. Allora il lavoro della Lega Italiana Lotta ai Tumori è questo, è quello di fare cultura per prevenire. Allora la prima cosa è il rispetto dell'ambiente, perché se l'uomo riuscisse a rispettare l'ambiente avremmo già abbattuto il 50% delle possibilità di fare ammalare. Poi un'altra cosa è il cibo, perché noi siamo ciò che mangiamo, noi siamo ciò che mangiamo, noi siamo ciò che pensiamo, perché il cervello primario e il secondo cervello, che è l'intestino, processano innumerevoli segnali dall'esterno, trasformandoli in se stessi, in uomo, in donna, in persona. Io non so voi che percorso di studio fare, ma comunque queste sono nozioni basilari per tutti. Noi siamo ciò che mangiamo, noi siamo ciò che respiriamo, noi siamo un sistema aperto, aperto al mondo, aperto al cibo. Quindi prevenzione del cancro è l'ambiente e ciò che mangiamo. Io noto sempre di più, specialmente nei giovani, poi la collega mi dirà se è un'impressione, una tendenza americana. Noi 20 anni fa, 30 anni fa avevamo come modello negativo gli americani, obesi e max obesi, problemi che avevano già ragazzi in giovane età, e la tipologia del ragazzo italiano mediterraneo era quella filiforme. Oggi purtroppo devo constatare che quell'atteggiamento metabolico americano è diventato europeo, è diventato italiano. Questo perché, forse la collega spiegherà meglio di me, se la tenterà di più, ma secondo me, e me ne assumo le responsabilità, mangiamo troppo carboidrati, partendo dalla Coca-Cola, che è una bomba di zucchero. Ora, ciò che mangiamo, ciò che respiriamo, ciò che pensiamo. Queste sono le premesse, ragazzi. Se oggi vogliamo avere un futuro senza il cancro, dobbiamo iniziare a mettere la nostra attenzione su queste cose. E poi iniziare a vedere anche un altro aspetto, perché il nostro corpo è stato ridotto a un contenitore. Noi non lo rispettiamo più per quello che è, non lo aiutiamo più, ma buttiamo dentro di tutto, come se fosse un contenitore nato per fare questo, e questo non è. Va bene, questi sono dei dati, perché dal dentista si può andare anche per la diagnosi del tumore, e quello su cui noi battiamo sono queste cose qui: il mangiare bene, se ci riesco, evitare le addizioni. Le addizioni sono tutto ciò che, quello che oggi, correggetemi se sbaglio a dirlo, si chiama lo sballo. Sbagliamo. Io sempre con la Lega Italiana a Lotta ai Tumori abbiamo fatto degli incontri con i licei di Salerno anni fa, e io mi preoccupai di fare un'indagine personale. La cosa tristissima di cui venne a conoscenza fu che i ragazzi, prima di andare in discoteca per risparmiare, andavano nel bar a fare il pieno di altri superalcolici, perché costavano di meno e arrivavano in discoteca già abbastanza sudicini. Ok? Spero che per voi non sia così, spero che questa moda sia passata. Però sicuramente il problema alcol è uno dei problemi più grossi che andremo ad affrontare e che stiamo già affrontando, perché del fumo se ne parla, del cancro si parla, dell'alcol no, è notizia di tutti.
pochi giorni fa, un altro tredicenne in coma etilico, mi sembra della nostra provincia sicuramente, ma è esperienza mia personale di tredicenni in coma etilico. Il coma etilico significa aver bevuto superalcolici e il nostro fegato, incapace di metabolizzare, l'ha sparato al cervello. Ecco, il corpo non come un contenitore, ma come qualcosa da rispettare. Quindi la lista non sono il fumo, l'alcol, le altre droghe voluttuarie, però poi di queste cose è meglio non parlare, perché si fa solo pubblicità tipo marijuana, ma non tanto, ma tipo cocaina sì, e tipo tutte le altre cose sintetiche. L'igiene orale per quanto riguarda il mio campo, il dente, la lingua, la rosa, perché la lingua per esempio mi è mai spazzolata. Una volta la lingua, ma molti colleghi un po' più anziani come me, si partiva dall'esame della lingua, il Benatone. Visite periodiche dal medico amico, dall'amico medico, dall'amico medico, perché noi medici dovremmo non avere questo aspetto, questa idea nella mente del paziente dei persone di cui si ha paura di andare. Il medico dovrebbe essere il consigliere che accompagna in un percorso di salute. Evitare dover terapia, vivere sereni. Vivere sereni dovremmo parlare per tantissimo tempo, ma ne dovremmo parlare anche con i genitori. Vi voglio far vedere velocemente questa cosa che è un'opera d'arte che sta al British Museum di Londra. Questa è la storia, la potete leggere, è la loro vita attraverso i farmaci. Queste sono le teche. Quando andrete a Londra, vi consiglio, per chi non c'è stato di andare, perché così si capiscono anche tante cose italiane. Vedete, in queste teche ci sono tutte le villolette che hanno accompagnato la vita di queste due persone. Ed è raccontata anche la loro storia, una cosa molto, è diventata un'opera d'arte questa, non è un'esposizione. Ecco, questi sono i numeri, 40.000 pillole, 14.000 farmaci, anche noi medici contribuiamo a questo, troppa farmacologia, troppi farmaci, ci sono persone che già raggiunta la mia età, superati i 50, girano con lo scatolino e prendono una serie. Per carità di Dio, farmaci salva vita, ma noi come per il cancro a questo non dovremmo arrivarci, non dovremmo arrivarci, perché la malattia metabolica, cioè vale a dire colesterolo, glicemia, diabete, ipertensione, nasce da una resistenza all'insulina, si chiama insulino resistente, e nasce da un eccesso di apporto di carboidrati nel corso della vita. E quindi negli ultimi 10 anni uno di questi signori prende lo stesso numero di chilo dei primi 60 anni. E non solo, ma il benessere, la felicità di cui parlava prima, non aumentava aumentando le pillole, quindi il curarsi dopo non significa farci stare bene, significa portarci a sopravvivere qualche anno in più. Quello a cui dobbiamo tendere è lo stare bene. Sono delle persone che ci hanno sempre accompagnato, quindi veramente con tanto piacere sono qui stasera. La novità editoriale che presentano questa sera è Coloriamo la vita e sono Linda Stagni e Mario Festa, la casa editrice La Ripostes. Coloriamo la vita è la continuazione della sinergia di poesie etico-religiose, La luce della fede, scritta con successo da Linda Stagni e Mario Festa. Nasce da una profonda ricerca spirituale condotta dagli autori. Coloriamo la vita vuole trasmettere questo messaggio. Coloriamo la vita riempiendola d'amore, di cose belle, di opere meritorie e ancorandola a sani principi. Perché un'altra raccolta di poesie scritte a quattro mani? Gli autori hanno deciso di scrivere insieme la sinergia di poesie Coloriamo la vita perché perseguono gli stessi obiettivi. Le poesie della raccolta si integrano vicendevolmente e perché desiderano offrire ai lettori la possibilità di riflettere su diverse problematiche esistenziali, stimolandoli a comprendere
l'importanza e la necessità dell'educazione ai valori. Con quest'ultimo lavoro gli autori desiderano contribuire alla rinascita civile e morale della nostra società. La silloge Coloriamo la vita è un inno alla vita, celebra l'amore vero ed eterno, la famiglia, l'affetto per i figli, la donna, l'anziano, i giovani. Affronta l'educazione ai veri valori della vita, analizza la relazione tra crisi sociale e crisi della famiglia. Per gli autori la famiglia è cellula fondamentale della società. Oggi vive una grave crisi culturale per la fragilità e la provvisorietà dei legami, per le incomprensioni, la mancanza di dialogo e di tempo dei membri. La rinascita della società è legata alla salvezza della famiglia. La famiglia si salva adeguandola ai tempi nuovi nel rispetto del piano di Dio e riscoprendo i valori perenni su cui essa si basa. L'amore totale. La cultura della prevenzione, l'arte e la poesia. Questa mattina si è svolto un convegno proprio denominato Due chiacchiere sulla prevenzione e i nostri esperti della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, come sempre hanno sottolineato l'importanza della prevenzione, quale arma più efficace per combattere le neoplasie. Il convegno è stato diretto soprattutto ai giovani, agli alunni delle scuole di Battipaglia, che hanno partecipato con molto successo e entusiasmo. Questa sera invece noi dedichiamo questa manifestazione alla presentazione del libro mio e di Linda Stagni, Coloriamo la vita. È già stato detto molto su questo libro, però io voglio sottolineare semplicemente che nasce da una profonda ricerca spirituale e vuole contribuire alla rinascita della nostra società. In che modo? Attraverso la costruzione di un uomo nuovo. Quindi la nostra poesia praticamente non fa altro che lanciare dei messaggi, consente al lettore di riflettere. La crisi economica che noi stiamo vivendo, quale radice ha? Praticamente affonda le radici nella crisi morale. Quindi se noi agiamo sull'uomo, possiamo non solo migliorare l'uomo, ma nello stesso momento anche la società. Quindi dobbiamo costruire un uomo nuovo, un uomo capace di amare veramente, un uomo ricco di valori. Quindi il nostro libro praticamente pone l'accento sull'importanza dei valori. Quindi dobbiamo far sì innanzitutto che non ci sia questa dilagante corruzione, quindi che si affermi il valore dell'onestà. E già questo obiettivo potrebbe far sì che tante situazioni possano migliorare nel nostro paese. Quindi il nostro messaggio, quindi Coloriamo la vita, è un inno alla vita, una vita piena di amore e ancorata ai sani principi. Io ringrazio l'amministrazione comunale nelle figure che ci rappresentano, i commissari, per la disponibilità, per l'ospitalità, e ringrazio tutti coloro che animeranno questa serata, quindi la conduttrice amica Anna Carelli, la Mariella Liguori e Mino Remoli, il nostro maestro che ci aiuterà con le sue canzoni. Ringrazio anche l'amica Linda Stagni, la Lucia Raimondi che espone insieme a Linda Stagni dei prodotti artigianali che sono stati realizzati a